chiaramente per cercare lavoro, per cercare clienti, devo trovare aziende, devo trovare nomi e cognomi. Eh? Una volta si usavano le pagine gialle, ancora si usano probabilmente le pagine gialle se cerchi un lavoro come barista, perché stanno là i bar, o se cerchi un lavoro come ciabattino, i calzolai stanno sulle pagine gialle, magari online, ma stanno sulle pagine gialle. Una volta vendevano i database, vendevano gli indirizzari, vendevano le mailing list, li vendono ancora. Però diciamo che la strategia di base è andare a cercare. Si andava in fiera. Quanti di noi sono andati in fiera per conoscere gli espositori, le aziende, i prodotti? Quindi, poi oggi le fiere sono diventate qualcosa di un po' più complicato, ma insomma, la fiera nasceva così, nasceva per questo, no? Quindi in realtà la prima strategia per trovare lavoro o per trovare clienti è andarsi lì a cercare, dove io vado a cercare nome, cognome, indirizzo, telefono, mail, in modo tale che posso telefonargli, scrivergli, mandargli una mail, se trovo l'indirizzo lo aspetto sotto casa, forse no, però insomma, cerco dei dati, delle cose interessanti. Ovviamente i motori di ricerca stanno diventando sempre più uno strumento importante e sta diventando importante anche l'uso dei social, perché magari la persona con cui vorrei entrare in relazione ha un profilo su Facebook e scopro una serie di informazioni sulla sua vita, sulle sue passioni, sui suoi interessi. Seconda strategia possibile, quindi uno, ricerca, due, relazione. Mi vado a costruire delle relazioni con delle persone che possono diventare miei clienti o che possono darmi lavoro. Come si fa a costruire relazioni? Per esempio vado a un corso di formazione, incontro tanta gente e hai visto mai? Da cosa nasce cosa? Comincio a conoscere delle persone. La maggior parte delle attività sociali sono svolte a questo, a creare delle occasioni di scambio di conoscenze anche per fini lavorativi. La maggior parte degli affari si fa a pranzo o a cena. Ritorna. Quindi la maggior parte degli affari si fa davanti a un piatto o si fa nei circoli sportivi. Le relazioni si curano ed è fondamentale che ognuno di noi impari a gestire e a sviluppare le proprie relazioni. Anzi, oggi fare rete, costruirsi il proprio network, dove network è rete, ma fa più chic ha detto network, o social network, ma è network sociale, quindi è reti di relazioni, è vitale. Ognuno di noi è le relazioni che ha. Ognuno di noi è le relazioni che può sviluppare. Dove ovviamente, mentre prima essere ammessi alla cena sociale del circolo del club diventava complicato, comunque costava una quota annua, comunque te lo vesti bene, insomma c'è una serie di... dovevi imparare a usare le forchette giuste quando ti apparecchiavano con 800 posate. Oggi è tutto più facile perché esistono i social, esistono delle possibilità di conoscenza, esistono dei corsi online, esistono tante altre cose. Però la strategia di relazione è tale. La relazione con le persone che mi interessano. Quindi il primo problema è chi mi interessa a me? Tutti quelli che possono diventare partner di lavoro. E quindi chi sono i partner di lavoro e che tipo di lavoro mi interessa? Devo fare delle scelte. Che è un problema che si pone non tanto su Facebook, dove quasi chiunque mi chiede l'amicizia, io l'accetto, perché tutto sommato chi se ne frega, ma già su LinkedIn può diventare un problema, perché io mi ritrovo a avere una rete di estranei. Allora, prima strategia su LinkedIn, accetto tutto o accetto solo chi conosco? È chiaro che se sono giovane, ho appena iniziato e sto affacciandomi al mondo del lavoro e accetto solo chi conosco, conosco nessuno, quindi capito, non crescerò mai. È anche vero che se non chiedo il collegamento su LinkedIn non funziona. È anche vero che se chiedo con la formula standard vorrei aggiungere alla mia rete professionale grazie a LinkedIn, è che ho costruito una relazione.
serve a niente una cosa del genere. Quindi la strategia di relazione è una strategia bellissima, una strategia che oggi offre un sacco di agganci e di possibilità, va studiata bene, va migliorata, va affiancata da una serie di attività, dove il presupposto fondamentale è: se io conosco qualcuno in rete, devo essere interessato, motivato a conoscerlo anche di persona. Perché se rimane solo una conoscenza online, a meno che non giochiamo a Farmville e lui mi passa le vacche che mi servono per finire la capanna, ci faccio poco queste amicizie online. Avere 3.000 amici su Facebook mi rende molto popolare al bar, ma sostanzialmente non mi serve a nulla se non li conosco realmente e se non posso chiedergli un qualcosa, dove chiaramente non gli vado neanche dei soldi né lavoro, ma magari se chiedo un parere su un'azienda perché leggo dal suo profilo che lui ci ha lavorato e io ho un colloquio e gli chiedo un parere sull'azienda come esperienza, come dipendente, me la dà. A questo servono le relazioni. D'altra parte, chi è che di voi è sposato? Pochi? Non c'è da vantarsi, ma neanche da vergognarsi. E ok, allora, quando è successo il fattaccio, no? Non l'avete fatto di nascosto, no? L'avete fatto più o meno pubblicamente, quindi qualcuno c'è venuto al matrimonio, no? Che avete fatto per decidere chi veniva al matrimonio? Avete costruito più o meno una lista. Lasciamo la lista dei regali, quella serve per i genitori per farli risparmiare. A te però hai dovuto decidere, no? A chi glielo dicevi, a chi li invitavi, a chi veniva in chiesa o in municipio, a chi veniva al pranzo, a chi veniva al ballo, a chi non gli si dice niente o a chi gli si dice solo a cose compiute. Ok? Più o meno sono queste le opzioni, no? Fantastico, dovete prepararvi la vostra lista di nozze delle relazioni professionali, dove ovviamente cambia l'oggetto, ma sostanzialmente il concetto è: dovete classificare, taggare, si chiama tecnicamente, le relazioni che avete su LinkedIn. LinkedIn vi consente di taggare con dei tag standard o di crearvi i vostri tag. Allora, in realtà dovete classificare le relazioni che avete e decidere dove le dovete andare a sviluppare. Questo è. Allora, la strategia di relazione è una strategia fantastica, però va studiata e portata avanti. Sui social si porta avanti che è una meraviglia. Chiaramente fare delle scelte significa anche capire: questa persona che mi sta chiedendo il collegamento va bene o non va bene? A chi posso chiedere il collegamento? Esercizio autoctono: le 10 imprese con cui vorreste lavorare. Ce l'avete? Non ce l'avete? Pensate, scrivetele. Le 10 imprese con cui... Non ho detto... poi se uno vuole lavorare con la ferramenta sotto casa, fantastico, va benissimo, ha risolto. Basta che io va a chiedere, metti che funziona, ha finito. 10 imprese con cui vorreste lavorare. Chiaramente il suo caso, il mio caso per esempio, io non sono stato in grado a fare questo esercizio, io non volevo lavorare che imprese. Quindi io l'ho tradotto, 10 imprese che vorrei come clienti. Ho dovuto modificare perché io non ci volevo lavorare. Fate voi 10 imprese con cui vorreste lavorare. Non c'è limite. Cioè, vorrei lavorare con Amazon. Faccio le consegne io. Può essere un'idea. Ok? Hai visto mai? Poi ci ritorniamo sulle 10 imprese nel pomeriggio. Strategia di relazione significa decidere chi a voi interessa. Le persone, diciamo, io sto strumentalizzando le relazioni. Così va la vita. Perché quando invitate la gente a nozze non la invitate, chi ha invitato Sizio, Peppino Sizio, no, Carmelina no, non state strumentalizzando le relazioni. Quella, guarda che ti fa un regalo buono, invitala, portaglielo tu di persona. Cioè, questa è la storia di tutte le famiglie. Non stai strumentalizzando zi Peppino e zi Carmelina? Ha già campato, va bene così. Ok? Quindi, terza strategia, in Italia c'è un uso improprio, o perlomeno scorretto, che è la strategia della raccomandazione, che invece è quella che proprio funziona alla grande.
dove la raccomandazione non è no, sì, Peppino mi fa avere il posto al comune e non faccio manco il concorso. Se ci riesci, bene, bravo, fantastico. Puoi anche alzare e andartene perché è finito il corso, cioè, che ti serve? Il discorso è raccomandazione. Quanti di noi hanno segnalato un ristorante perché si mangia bene o perché si mangia? Quanti di noi hanno segnalato un cinema, un film, un libro? Viviamo di segnalazioni, viviamo di raccomandazioni. Chiaramente ci sono persone di cui ci fidiamo di più, persone di cui ci fidiamo di meno, se andiamo sui gusti, gusto musicale, gusto culinario, gusto artistico. Però se io cerco un cardiologo, a chi chiedo? A zio Peppino, che so che stava poco bene col cuore. Com'è andata? Non vado sulle pagine gialle a cercare un cardiologo. Non vado su un social network a cercare un cardiologo. Magari anche sì. Non lo so. Però è più facile che chieda a qualcuno che ha avuto già un'esperienza. E lui non mi sta facendo una raccomandazione di un professionista? La maggior parte delle imprese che partono stabiliscono come strategia di promozione il passaparola, che è come fosse una malattia. Cioè, che vuol dire passaparola? Come lo sviluppo il passaparola? Come lo implemento? La strategia di passaparola è una strategia bellissima che ha bisogno di uno studio e di strumenti per potersi realizzare. Non è che il passaparola, cioè, la gente la mattina si sveglia e pensa a parlare bene di te. Certo, se la sera prima se ne andate a vedere un bidone al cinema, se avete mangiato in un posto ma vanno levato 100 euro, se vanno tamponato e non sapete chi è stato, cioè il giorno dopo non parlate di altro, perché il passaparola negativo è fondamentale, cioè è un modo anche per scaricarsi, ma il passaparola positivo no, il segnalare in modo positivo no. Allora, ovviamente la rete è uno strumento straordinario, social network sono uno strumento straordinario per segnalarsi, farsi segnalare. I like che vi mettono sono dei like che mettono alla qualità di quello che stai dicendo. È una segnalazione, è un gradimento. Allora, perché non chiedete le segnalazioni su LinkedIn? Per esempio, LinkedIn è un social network che vive di segnalazioni. Esiste proprio chiedi segnalazione, c'è proprio una voce, clicchi e chiedi la segnalazione. Non la puoi chiedere a chiunque, la devi chiedere a qualcuno che è collegato ad una delle tue esperienze precedenti. E bisogna chiederle le segnalazioni. Come funziona? E poi tanto ci torniamo a fare pochissimo su LinkedIn. Io chiedo la segnalazione e devo dire a chi la sto chiedendo su quale esperienza comune, quindi un collega, un datore di lavoro, una scuola di formazione, l'università stessa. Quindi però, la richiesta è a una persona, la devo mandare a una persona che ho nella rete di contatti. A lui gli arriva una richiesta formale, vorrei chiederti una segnalazione, personalizzatela. Sto implementando, sto migliorando il mio profilo LinkedIn, mi farebbe enormemente piacere che lei, voi, noi, usate quello che dovete usare, mi segnalasse per e gli dici qual è l'occasione in cui avete lavorato insieme, che cosa vuoi che parla, di che cosa, no? Cioè, ti ricordi di me, sai che esisto. A questo punto, alla persona a cui voi chiedete la segnalazione, arriva nella sua mail personale, nella sua mail su LinkedIn, la vostra richiesta di personalizzazione, la vostra richiesta di segnalazione. A questo punto lui può decidere che la cancella e vi ignora e lo scoprite perché a distanza di tempo nessuno vi ha risposto. Fra l'altro LinkedIn tiene memoria delle segnalazioni inevase, per cui tu puoi anche rinoltrarla. Molti non te la danno, non perché sono restii o perché non ti vogliono segnalare, perché non sanno come funziona. Quindi se voi scrivete, se hai problemi, fammi sapere, poi dice, gliela spiegare, perché alcuni non sa, alcuni che sono più onesti ti dicono, ma che ci devo scrivere? Fantastico, andatevi a vedere in giro su LinkedIn, quindi navigate LinkedIn e trovate delle segnalazioni che vi piacciono, che rispecchiano uno stile che per voi è interessante. La segnalazione non è
Mario è un personaggio fantastico, unico, mi pento di non averlo mai conosciuto prima. Non è questa la segnalazione è una serie di qualità che quella persona ha riscontrato nel tuo operato durante la vostra collaborazione. A questo punto lui risponde alla tua segnalazione e a te arriva una mail dove c'è scritto: Mario è una persona altamente professionale con cui ho sviluppato un rapporto veramente proficuo e soddisfacente. Punto. A questo punto tu puoi decidere, no, questa cosa gliela rimando a lui, dico no, guarda, qui il sistema questo non mi piace, se puoi, ovviamente dipende dal rapporto, dallo stile, dalle relazioni che avete con queste persone, altrimenti tu spingi un bottone e lui pubblica la sua mail, che è soltanto la segnalazione, esattamente su quell'esperienza per cui voi l'avete chiesta, quindi lui si sistema all'interno del vostro profilo esattamente dove va. Ci siamo? Strategia di raccomandazione, strategia di segnalazione. Cioè è impossibile che uno lavora che non abbia segnalazioni da poter raccogliere, se non le chiedi non te le danno. E questa è una strategia che dovete cominciare a pensare a vita. Cioè dobbiamo chiedere le segnalazioni delle nostre esperienze professionali, dobbiamo chiedere, ovviamente online è molto più facile perché è immediato, chiedere i feedback, chiedere le testimonianze, no? Allora, chiaramente, se è negativa, ok, se è l'unica non la metto. Se ce n'ho 5 positive, metto anche quella negativa. Puoi decidere, non me... No, se lui, il feed, allora, su LinkedIn, se lui me la manda negativa, ok, grazie, non la pubblico, è che c'ho scritto Giocondo. Certo. Però a quel punto pensa a che relazione c'hai tu con la persona. Normalmente cosa succede? Io la chiedo a lui, lui la chiede a me. Camarilla italiana non funziona, cioè o siamo due mostri a scriverla in maniera altamente professionale che si capisce che effettivamente è stato un rapporto paritario, o se no non funziona, io sconsiglio di farlo. Quindi se io la chiedo a lui, lui non la può chiedere a me, la chiedere a un altro. Quindi non fate la reciprocità di segnalazione. LinkedIn da meno di un anno ha introdotto il sistema dell'endorsement, dove di fronte a delle capacità che tu ti dichiari, tu dichiari delle capacità, project manager, team building, quelle che abbiamo parlato prima non ci stanno, ovviamente sono capacità manageriali, tu segnali, le persone che sono collegate con te possono andare e mettere un più, quindi possono dire sì, lui ce l'ha. Si chiama endorsement, quindi è un sistema molto semplice, senza bisogno di dover chiedere, rispondere e via dicendo, per aumentare, diciamo, la interazione su LinkedIn. Allora, qui invece ha senso che io endorso lui e lui endorsa me. Il problema qual è? Che il sistema mi fa fare fino a 20 qualità professionali. Non mi puoi mettere il più su tutte e 20, perché cioè, non ha senso. Allora, se lo metti su 2-3, ha senso, e io ricambio su 2-3. Come funziona? Se voi lo mandate a qualcuno, quel qualcuno si sentirà, a meno che proprio non sa chi siete, obbligato a rispondervi. E quindi man mano aumentano gli endorsement. Se lo fate fra di voi 9, per dire, già ce ne avete 9 a testa, fa la sua figura. In realtà tu hai la piccola icona del profilo delle persone, ma è talmente piccola che non le riconosci. Se ci passi sopra c'è scritto chi è e puoi andare sul profilo. Quello che conta, perché tanto nessuno legge, è il colpo d'occhio. Se cominci a avercene 9 a testa, 9-10, quelle che sono, dimostri, non dimostri nulla, dimostri che stai usando LinkedIn, il che già è qualcosa. Ok? Strategia di raccomandazione. È fondamentale chiedere feedback ai nostri clienti. È fondamentale chiedere feedback ai nostri datori di lavoro. Fondamentale. A me sono capitate diverse consulenze in questi ultimi 2 anni di scuole che dicevano: come facciamo a trovare più allievi? Andiamo a prendere tutti quelli precedenti, facciamo le video testimonianze, facciamo gli iscritti. Cioè, ci sarà qualcuno che sarà stato contento di questi corsi, no? Se pubblichi, se voi pensate TripAdvisor, lo usiamo tutti per andare in vacanza, no? È basato sul sistema delle recensioni. False, non sempre veritiere, poi è chiaro, devi sempre vedere chi è che la fa. Va media, ok, però intanto se io mi metto 5, 6, 10 segnalazioni,
qualcosa vorrà dire, no? Poi è chiaro che se mi segnalano appunto che sono una persona affidabile, precisa e rispettosa, c'ho il colloquio o c'ho l'appuntamento, arrivo con 2 ore di ritardo, è finita qui i giochi, cioè, è chiaro, no? Quarta strategia, strategia di reputazione, che è quella più difficile, cioè quella che ci vuole tempo. Divento talmente conosciuto, divento talmente visibile, divento talmente interessante che mi cercano loro. Anche questa è una strategia che va perseguita nel tempo. Abbiamo detto prima che aveva detto sono esperto. Chi è che dice che uno è esperto? Gli altri dicono che sei esperto. Che cosa ti serve per farti dire dagli altri che sei esperto? Le competenze che hai devono essere certificate se fai il concorso per diventare professore associato all'Università di Lecce. Fantastico. Se no? Allora, se voi cercate su Google marketing manager o marketing expert, ne trovate migliaia. Se cercate lawyer, attorney come volete, avvocati, se cercate social media expert 10 volte. Allora, in alcuni ambiti le persone si autoproclamano esperti. Primo dato di fatto, vero, non vero, qualcuno ci campa, qualcuno no, qualcuno sta bene, qualcuno no. Però esiste un'autocertificazione dell'esperienza o dell'expertise. Prendiamone atto. Se tu sei un mostro a fare dolci, chi te li dà i titoli? Io l'altro giorno stavo con una mamma, che fa anche la consulente, ma in realtà fa la mamma, e che siccome appunto si annoia nel fare la mamma, fa torte. Solo che fa delle torte con delle tali, che è qualcosa di spettacolare. Chi la certifica? Chi gli dice che quella è? La certifica è il fatto che ha 150 foto su Instagram e una marea di gente che la segue per prendere ispirazioni. I social network stanno cambiando i parametri per definire gli esperti. Gli esperti, allora, tanti titoli li acquisisci con le pubblicazioni. Ci siamo? Io potrei farvi citazioni infinite di persone che hanno pubblicato degli ebook e sono diventati oggi esperti dei temi che trattano. Io stesso sto qui per un blog sostanzialmente, quindi cioè ho realizzato contenuti in parte originali su un tema. Allora, se scrivi un ebook, l'ebook funziona, è scritto bene, è interessante, continui nel tempo, puoi diventare un esperto. Che cosa serve per scrivere un ebook? Imparare a scrivere. E quello uno lo può imparare, esistono anche i corsi di scrittura. E poi l'ebook si fa online, che serve? Ci sono una marea di case editrici digitali. C'è che dice, ma io voglio fare tutto da solo, 100 euro, ti compri il codice ISBN, che è quello che fa il libro. Cioè il codice che stabilisce che tu sei autore. 100 euro. E ti metti il codice ISBN nel tuo libro. È a tutti gli effetti, stato compreso, concorsi compreso, un libro. Certo, se pubblica Mondadori è una cosa, se pubblica te, no. Però è un libro. È talmente un libro che è riconosciuto nei concorsi. Che ti vieta di fare, di quello stavamo parlando con la mamma, un libro di ricette e di decorazioni online? Capito? Fai quello, sei un'esperta, perché l'idea è fare corsi di decorazione. Ok? Allora, oggi il mondo in questo è cambiato, cioè puoi sviluppare una strategia di relazione senza bisogno che hai un migliaio, certo se fai il medico devi avere i titoli per forza, cioè è evidente, no? Cioè, però in tanti mestieri nuovi i titoli non esistono, non ci sono, no? Te li devi inventare. Allora, siccome l'esperto è colui che è riconosciuto come tale, online puoi nel tempo costruirti una credibilità tale per cui sei reputato come esperto.
Io ho allora, una delle cose, fra l'altro, rivoluzionarie dei mestieri nuovi di oggi è che, abbiamo detto prima, oggi online io posso condividere, creare, modificare contenuti e informazioni, ovviamente. No? Uno dei mestieri nuovi che è nato in questi ultimi anni è il curatore di contenuti. Cioè uno che cura i contenuti altrui. D'altra parte, se vai su Google, oggi trovi una serie di informazioni. Non trovi le migliori informazioni, trovi quelli che sanno usare Google e quindi riescono a essere molto visibili sul social. Ci siamo? Però poi, quali sono i migliori articoli per un commercialista? Quali sono i migliori articoli per la cura dei gerani su un balcone? Chiaramente devo andarli a cercare. Allora, oggi, siccome i contenuti su internet si stanno diffondendo sempre di più, comincia a diventare complicato trovare i contenuti. Allora, oggi è nato un nuovo mestiere, che è il curatore di contenuti. C'è uno che si specializza scegliendo un tema, un argomento, e su quello va a caccia di contenuti interessanti, li raccoglie in qualche modo e li condivide. Se questi articoli sono realmente interessanti, nel tempo le persone, e ti fai conoscere, le persone sono portate a credere che ovviamente tu sei una fonte importante, perché gli dà il meglio su quello che loro vogliono essere aggiornati. Nessuno di noi ha tempo di stare ore a cercare su Google. Il curatore di contenuti oggi è diventato un nuovo mestiere. Io ho un mio collega napoletano simpaticissimo che non ha mai, che sta sui social da sempre, da quando sono nati, dei primi a capirne le potenzialità. Però non ha mai scritto un blog, non ha mai scritto articoli, non gli piace. Cioè non era proprio indispensabile, lui aggiorna status, scrive cose, mette collegamenti, cose interessanti, ma non scrive cose sue. Poi è nata questa cosa della cura dei contenuti, ci si è tuffato e quindi ha cominciato a raccogliere le migliori fonti e articoli su come si curano i contenuti, quindi ha cominciato a fare il curatore dei contenuti della cura dei contenuti, che sembra un ossimoro ma è bellissimo. Ha partecipato a una gara europea ed è il secondo consulente europeo sulla cura dei contenuti e oggi tiene lezioni su come si curano i contenuti. Non ha mai scritto una riga sua. È un mondo nuovo, ora non sto dicendo che ovviamente funziona per tutti, però esistono tanti modi nuovi per in qualche modo trovare la propria strada e qualificarsi come esperto. Vanno studiati, vanno coltivati, vanno sperimentati. La strategia di reputazione è una strategia interessante. Quindi, ripeto, quattro strategie di base: ricerca, relazione, raccomandazione e reputazione. Ognuna ha strumenti specifici, ha modalità diverse, chiaramente non sono perseguibili tutte insieme, devo fare delle scelte, magari questi 6 mesi lavoro più sulle relazioni, il prossimo lavoro più sulle raccomandazioni e via dicendo. Abbiamo detto comunque Google è centrale per tutti. Perché è centrale per tutti? Perché la prima cosa che uno fa quando incontra una persona va a vedere su Google chi è. Voi lo fate? Sì. Ogni tanto vi capita, insomma, di andare a vedere Google, no? Chi lavora, sì. Chi lavora lo fa fondamentalmente sempre. Ma vi siete mai cercati voi? Avete mai fatto un po' di ego surfing? Che esce? Bello, brutto? Esce il tuo omonimo. Ah, c'è chi ha omonimi, c'è chi ha anonimi, c'è chi esce con le foto di quando faceva il calcetto da ragazzino, c'è chi non esce per niente, c'è chi esce e che c'è scritto professionista delle risorse umane e fa il selezionatore. Fantastico. Allora, normalmente abbiamo 4 possibilità, appunto. Non esco, esco perfettamente, escono 8.000 omonimi ma non sono io, esco con le cose peggiori che ho fatto.
dobbiamo imparare a usare Google. E dobbiamo entrare nella logica di controllare quello che esce su Google di noi o dei miei omonimi, ma se io mi chiamo Mario Rossi, capace che c'è un Mario Rossi che taglia la strada, un Mario Rossi che piglia le multe, un Mario Rossi che insulta l'arbitro, cioè può essere che c'è un Mario... Allora, chi mi conosce lo sa che non sono io, ma chi non mi conosce e sente il mio nome magari mi associa a quell'idea di Mario Rossi. Quindi è bene sapere che cosa fa Mario Rossi tutti i giorni. Quindi attivate un Google Alert, che è uno dei servizi gratuiti che vi offre Google. Che, scusa, adesso è partita la tosse. Andate su Google Alert, digitate tra virgolette il vostro nome e cognome e selezionate ovviamente il sistema con cui vi notifica i risultati. Lui vi darà tutti i giorni, quando esce, qualcosa che comprende il vostro nome, così almeno sapete se qualcuno per caso parla male di voi o c'è qualche omonimo che combina qualche nefandezza. Ci siamo? Dopodiché devo farmi riconoscere da Google, quindi se avete fatto un po' di ecosurfing ed escono poche cose su di voi, allora l'ideale a Google vi dà 10 risultati, no? A pagina, 10 risultati. Allora, l'ideale sarebbe avere 10 risultati, perché quello vuol dire, no? Quando uno cerca te, ammazzati, chi ce l'ha 10 risultati? Considera che la maggior parte dei monitor sono 14 pollici, quindi io dovrei stare almeno nei primi 5, perché dopo tocca scrollare, mica tutti ce la fanno a scrollare, è faticoso. Quindi devo stare nei primi 5. Però se vado sull'iPad... devo stare i primi 3. Se vado sull'iPhone devo essere il primo. Già fate? Controllate. Come si fa a fare questo? Ovviamente ingannando Google. Cioè ingannando. Creando delle occasioni per cui Google associa voi. Ovviamente questo si può fare solo in un modo. Se voi cominciate a diventare l'incubo di Google, cioè cominciate a essere visibile su più piattaforme. Domani ve le studiate quelle classiche, io ve ne do alcune che invece non sono classiche. Domani studierete Google Plus. Allora, Google Plus è fondamentale, vi dovete far riconoscere da Google. Allora, Google Plus è una scommessa comune, siamo 200 milioni, 250 milioni di persone che stanno su Google Plus, fanno cose, non sanno a che servono e sperano che prima o poi portino da qualche parte, nessuno lo sa dove andranno, però è chiaro che se ti vuoi far riconoscere da Google, almeno registrati su Google, no? Google Plus è il profilo tuo su Google, quindi gli dai il nome, il cognome, le informazioni, i link che hai, anzi lui ti chiede cose che hai fatto fantastiche, dove vorresti, ti chiede un sacco di cose che non servono molto, però insomma registrati su Google Plus. Per registrarsi su Google Plus apri un account su Gmail, anche perché se non l'alert hai problemi a farlo. Google offre una marea di servizi, fra l'altro YouTube è di Google, quindi insomma, bisogna starci. Ok, poi domani tanto vedrete come si fa. Siccome sui social sono fondamentali le foto, dovete usare le foto. Le foto vostre. Allora, io non so domani la collega che consiglio vi darà, io vi do il consiglio del mio modo di vedere le cose, no? Cioè, io a lui lo trovo su tutti i social con la stessa foto. Perché così io riconosco che è Dino. Mi spiego? È chiaro che se io con lui sono cresciuto insieme, che mi frega, può mettere 8.000 foto, lo riconosco sempre, ma online non è così. Quindi dovete usare possibilmente la stessa foto, che non sia una foto di 20 anni fa, che non sia la foto della prima comunione, che non sia la foto di quando vi siete sposati, che non sia una foto con altre persone, ma tantissimo su Facebook mettere la coppia nel profilo personale. Bellissimo, non lo fate per favore. Stiamo parlando di lavoro, cioè non è che va su una coppia, a meno che... Quindi, no? O la foto col pupo, o la foto col cane, o Linus, o quello che... o il candy, o chi per lui. Foto di profilo, foto personale di viso. Io devo riconoscere il viso.
Non deve essere una foto spettacolare, ma una foto in cui vi si riconosce, possibilmente recente. Non vi vestite in giacca e cravatta se poi girate con la maglietta, perché si vede che vi stanno a impiccare. Si vede la sofferenza nel viso della cravatta che avete messo, si vede che il nodo è fatto male. Non ci crede, si vede. Se non la usi, non la mettere, non serve. Non vi mettete il tagliere se girate con le magliette. Ci siamo? I tacchi li puoi mettere, tanto nella foto non si vede, si fa questo qui. Ok? Quindi Google Plus è fondamentale. Il secondo fondamentale è LinkedIn, che è il social network professionale per eccellenza. Se non ci stai è come se non esisti. Esagero. Come ci devi stare? Con una foto assolutamente professionale, fatela fare. Se non sei capace a farla con l'autoscatto, va messa una foto. Nome e cognome, ma controlla se ci sono omonimi. Se ci sono omonimi, hai un secondo nome, hai un M puntato, hai un. Boh, cioè, trova un modo per differenziarti. Poi su LinkedIn hai sotto 160 caratteri in cui puoi definire, no? Responsabile acquisti della, no? Mother Pillar SPA. Fantastico, se hai un ruolo aziendale, metti quello e hai risolto. Se non ce l'hai, quei 160 caratteri sono parole chiavi, sono le parole chiavi con cui chi cerca su LinkedIn potrebbe trovare a voi. Vanno assolutamente messe e vanno sperimentate. Trovate le vostre parole chiavi. Se io metto professionista della formazione, fantastico, ma troppo vago. Formazione aziendale, fantastico, ancora vago. Vai oltre, c'è 160 caratteri. Non c'è una regola, trovate le vostre parole chiavi. Compilate quel profilo in 160 caratteri, possibilmente in italiano. Poi, se ovviamente alcuni termini sono inglesi, usate in inglese. Non deve essere una frase di senso compiuto, deve essere un qualcosa che sono parole chiavi. È fondamentale per essere trovati dai motori di ricerca. Quando scendi sul profilo, poi a un certo punto hai di qua username, se spingi, clicchi, puoi personalizzare il tuo indirizzo, quindi puoi crearti il tuo indirizzo con il tuo nome e cognome, senza i numeri. Va fatto. Poi ci sono informazioni di contatto. Nelle informazioni di contatto mettete almeno una mail, che non sia chiocciolino tututu tra tra tra, e se avete Skype mettete l'account di Skype. Se non avete Skype fatevi Skype. Fine. Dopodiché ci metterete uno dei tre social che vi dico io adesso ora di fare. Tanto per. Ok? Quindi informazioni di contatto vanno messe. Dopodiché c'è il riepilogo, quasi nessuno lo fa. Il riepilogo è una biografia. 10 righe di 140 caratteri ogni frase massima, dove raccontate sostanzialmente perché è un affare averci a che fare con voi. Ci siamo? Lo so che non è facile. Infatti, quello che vi suggerisco è provateci a seguire. Adesso poi vado avanti con il resto della spesa. Dopodiché, se ovviamente avete un miliardo di dubbi, mi mandate il link e dice: mi dai un'occhiata? Vi rispondo anche. Almeno, se non vi rispondo, vuol dire che proprio non mi è piaciuto. Allora, e non ho il coraggio di dirvelo. No, a parte gli scherzi, è riepilogo va attivato. 10-15 righe, non di fila, spaziate. Non le legge nessuno, se no. Tra l'altro, LinkedIn si è comprata da pochi mesi SlideShare. SlideShare.net è un social network di presentazioni e di slide, sostanzialmente dei migliori consulenti e manager del mondo. Quindi, chiaramente, in alcuni ambiti là trovate delle cose fantastiche. Uno dei compiti che avete nel pomeriggio per le vacanze, cioè da domani, è quello di farvi una presentazione visiva. Quindi poi la presentazione visiva me la mandate, la sistemiamo e la pubblicate su SlideShare. Da SlideShare la collegate al vostro riepilogo.
In Italia saranno ancora in 10-15 tutti i miei ex allievi che fanno presentazioni visive, non le fa nessuno. Dice, ma funziona? Non lo so, male che vada non serve a niente, ma ammetti che funziona? Non ci sono percentuali da riconoscere. Quindi, no. Ed è un modo completamente nuovo di presentarsi, gli americani ci stanno pontificando da anni su queste cose, ed è proprio un mondo nuovo a cui approcciare. Quindi il riepilogo serve 10 righe spaziate, dopodiché ci collegate alla vostra presentazione visiva, che su LinkedIn uno clicca e la va a vedere. Lo vediamo nel pomeriggio come si fa la presentazione visiva, però insomma per dare la completezza dell'informazione. Quindi nome, foto, qualifiche in 160 caratteri, poi lui ti dà di default nello schema classico attuale occupazione, precedenti occupazioni, formazione, poi ti dà username, informazioni di contatto. Riepilogo, dopodiché esperienze professionali. Esperienze professionali non è un curriculum, quindi mettete quelle che volete, mettete quelle che reputate interessanti per chi vi sta leggendo. Nelle esperienze professionali LinkedIn ha aggiunto da qualche mese la possibilità di inserire dei link, quindi sostanzialmente di poter visualizzare delle immagini, dei video, delle presentazioni, delle foto che riguardano la vostra esperienza professionale che state elencando. Quindi la possibilità di rendere il profilo un po' più Facebook, un po' più visivamente attraente. Allora, delle vostre esperienze che state raccontando, c'è la possibilità di far vedere qualcosa che sta in rete? Ho fatto il barman, fantastico, facevo i cocktail, bellissimo, la potete mettere una bella foto di un martini, di uno sprite, che non so come si chiama, di spritz, di un apero spritz, un video, una foto, ce l'hai tua? Bene, non ce l'hai? Metti in alto, cioè, ho fatto il barista, questo ciò. Chi legge, legge, ha fatto il barista e si vede un aperitivo che ti fa venire proprio... No. È un altro modo di raccontarsi. Non è il tuo il martini, non è il tuo il cocktail, però hai la possibilità di farlo, fallo. Ho fatto il giardiniere, ma mettemi una siepe bella pulita. Dice, ma non è la mia, chi se ne frega, io però così le facevo. Dice, no, ma dice, non l'ho mai fatta, però se me l'avessero fatta... Cioè, non è una dichiarazione giurata, è un profilo social. Su Facebook quante volte bleffate? Qui stiamo dicendo miglioriamo il passato, tanto è una roba passata. Allora c'è la possibilità su LinkedIn di inserire 1, 2, 3, 4 link. Chiaramente se quei link, e i link sono visivi, cioè lui ti fa vedere a quale pagina stai linkando. Quindi se c'hai Instagram e c'hai delle foto, clicchi alla tua foto e appare quella. Poi se uno clicca va direttamente su Instagram, se uno clicca va sulla pagina dove sta la foto dell'aperitivo, ma non lo fa nessuno, quindi tranquilli. E poi se lo fa, oh, va a vedere una pagina di aperitivi, cioè non è che lo mandate su cose sconvenienti. Ci siamo? E questo non lo fa nessuno, cioè il curriculum su LinkedIn visualizzato, il profilo su LinkedIn visualizzato in questo modo, non lo fa nessuno ancora, perché nessuno ha capito che si può fare, nessuno ha capito come si può fare, ma è tutto un altro modo di raccontare. Cioè il curriculum formato europeo è la negazione dell'individuo, il profilo su LinkedIn invece è la valorizzazione dell'individuo, è tutto un altro modo di raccontarsi. Ecco che sul biglietto da visita, se mi fai un profilo così, ma lo metto bello grosso, no? linkedin.com/Mario Rossi, perché va a vedere chi so, da paura, no? E venite fuori altre persone in questo modo. Poi è chiaro, ci ho fatto la tesi di laurea, benissimo, chi ha letta? Nessuno. Mettici la foto della tesi di laurea come link quando dichiari che sei laureato, la copertina, la slide, un'immagine che ha usato. Aveva usato una tesi, una foto, un'immagine, uno schema, un modello. Dice, ma il modello è quello dei Samuelson, e chi se ne frega, che tanto che ne sanno, vedono una cosa che però si muove, colorata e carina. Poi Samuelson, cioè, capito, cioè premio Nobel per l'economia, cioè, non è che hai usato una cosa del zio Peppino.
Ci siamo? Chiede delle segnalazioni per ogni esperienza. Sull'esperienza che segnate, chiaramente segnate il che cosa c'è di importante in quell'esperienza per cui la segnalate. È un profilo, non dovete dichiarare tutto, mettete quello che... No, però è chiaro che se uno sta agli inizi e c'ha poco e comincia pure a togliere, finisce e non ci rimane niente. Tutte le volte che avete lavorato al nero, non c'è bisogno che mettete lavoro al nero evaso IMSS grosso, scrivete collaborato, basta, fine, non è una dichiarazione dei redditi, questo vale anche per il curriculum normale. Cioè, ho fatto il parcheggiatore abusivo, non c'è bisogno di scrivere che era abusivo, però puoi scrivere ho fatto il parcheggiatore e sono ancora a piede libero, che oggi vuol dire che sei sveglio, sei sveglio. Ci siamo? LinkedIn in questo modo è tutta un'altra cosa. Dopodiché LinkedIn però ti consente anche di iscriverti a dei gruppi. Cercate all'interno delle parole chiave, lui vi suggerisce, voi nei 160 caratteri scrivete alcune cose, lui vi suggerisce dei gruppi che per definizione, rispetto al percorso di studi, rispetto alle esperienze lavorative, rispetto a quei 160 caratteri, vi dà dei gruppi. Ex allievi, professionisti, ci sono una marea di gruppi. Dice, ma che serve scrivere ai gruppi? LinkedIn serve a fare social networking, serve a crearsi relazioni, serve a farsi conoscere, serve a farsi vedere. Allora è chiaro che se io mi scrivo a un gruppo perché mi devo far conoscere. Come faccio a farmi conoscere? Una serie di idee. Chiedo qualcosa. Io vorrei fare l'ingegnere nucleare, ma qua hanno chiuso le centrali. Idee? Può essere che qualcuno ti risponda, vai a Chernobyl, ci hanno bisogno. Può essere di no. Chiedere cose, in genere in rete, se chiedi ti rispondono. C'è qualcuno che sta discutendo su qualcosa, nel gruppo c'è gente che discute. Bene, esprimi il tuo parere, fai una domanda, segnala una risorsa. Gruppo innovatori, sto leggendo questo libro, mi ha stimolato questo tipo di riflessione, che ne pensate? E la gente dice, chi è sto pazzo che dice sta cosa? Andiamo a vedere, vedi il profilo. Qualcuno ti dirà, bravo, sono contento, bello sto libro. Cioè, conversi, questo è il mondo social. Serve a creare relazioni e a conversare. I gruppi servono a questo. Io mi sono fatto conoscere su LinkedIn attraverso i gruppi. Quando ho aperto il mio blog dedicato al marketing personale, gli articoli più di peso, più miei, li ho condivisi all'interno dei gruppi e questo mi ha portato moltissima visibilità. Ci siamo? A me non piace chiedere. Come tipo di stile di vita, come persona, quindi sono una persona che è incapace di chiedere, poi con gli anni ho imparato, però insomma non mi piace. Io su LinkedIn sto a 990 spicci, fra poco scattano i 1000, contatti, bello, non si vince niente, però insomma ce n'ho più di 1000, quasi 1000, ma non arrivano a 10 quelli che ho chiesto io, per dire, il mio atteggiamento è questo, io non chiedo, arrivano. Fantastico, perché mi arrivano? Perché mi trovano? Perché non è mi arrivano perché cioè, chi so, nessuno. Perché come mi trovano? Mi trovano perché partecipo alla vita dei gruppi. Mi trovano perché aggiorno il profilo su LinkedIn. Allora, LinkedIn è fatto di aggiornamenti di status esattamente come Facebook. Quindi se non lo aggiornate non vi trovano. Se lo aggiornate vi trovano. Quindi dovete stabilire una strategia di contenuti che vi porta ad aggiornare il profilo su LinkedIn. Perché se non aggiornate, anche se lo fate abbastanza ficonzio come vi sto dicendo di farlo, quindi con le parole chiavi, la foto giusta, username personalizzato, informazioni di contatto, riepilogo 10 righe, presentazione visiva, immagini, foto e video, link strutturati, endorsement, fatti bene, segnalazioni e partecipazione ai gruppi, poi bisogna però metterci i contenuti. Cioè tutto il social network vive di contenuti. Quindi dovete scegliere dei contenuti. Su LinkedIn ovviamente non posso metterci la foto del pupo, no? L'ultimo gol de Totti, che per carità, bello, però forse su LinkedIn non mi pare il caso. Però se faccio il manager sportivo, sì. Se no, no. Dipende da quello che faccio,
Quindi devo pensare a dei contenuti che posso condividere su LinkedIn. Chiaramente LinkedIn non è Facebook, non lo devo fare per forza tutti i giorni, lo posso fare magari una volta a settimana, ma lo devo aggiornare. LinkedIn è il social network più trascurato che c'è. Mentre c'è una campagna che sta facendo LinkedIn da un paio d'anni, basata su una serie di studi internazionali, che dice che 9 minuti al giorno su LinkedIn ti assicurano lavoro a sufficienza per il resto della vita. Questo è, prendetelo per buono, se fosse, metti che fosse vero, 9 minuti, ci mettete più a fate il caffè. Quindi, suggerimento, provate a mettere in pratica, poi tanto domani la collega vi ammazzerà di cose da fare sui social, va bene, fantastico, LinkedIn è fondamentale, aggiornate LinkedIn, vi mandate il link e vi do un feedback su quello che state facendo, ok? Chiaramente se io ho Google Plus e ho LinkedIn, Google comincia a dire bravo, c'hai comunque due di peso, poi è chiaro che probabilmente molti di voi avranno anche Facebook. Se Facebook è personalizzato sul vostro nome, bene. Ho bisogno di rendermi visibile comunque professionalmente online. Esistono dei siti che si chiamano VCards 2.0, sono sostanzialmente dei biglietti da visita online. Io vi consiglio about.me, carte, biglietto da visita online. About.me vi regala a vita un indirizzo personalizzato del tipo about.me/Mario Rossi, Mario.Rossi, Mario Linietta Rossi, dipende da quello che c'è disponibile, e sostanzialmente io ho una pagina in cui posso caricare una foto, in questo caso se è mia, bene, se non metto un tramonto, un'alba, un mare trasparente, un pappagallo, mettete quello che vive molto di immagine, c'è una foto grossa, vi consente di mettere nome e cognome, una breve qualifica che vi autodate, parole chiavi, se non avete una qualifica, 10 righe di bio, i link a LinkedIn, a Google Plus, i link alle cose che avete. L'indirizzo è vostra vita e vi dà anche la possibilità, per esempio se avete un blog, di inserire i feed degli aggiornamenti che fate, e di, insomma, tutto questo graficamente viene, insomma, abbastanza ficonzio. Se avete la bella foto, se avete una foto che non si può guardare, no. Allora a quel punto andate su Google Immagini e cercatevi una foto che in qualche modo, una papera, una foca, qualcosa, insomma. E avete un biglietto da visita spaziale, bello, che a questo punto potete mettere nelle info di contatto di LinkedIn About Me. Se vi viene bene, proprio bene, lo potete anche mettere sul biglietto da visita, che già, insomma, mettete LinkedIn, nome e cognome, e avete About.me, Mario Rossi. Questo a Google Plus, a Google piace, cioè avete un indirizzo vostro. Chiaramente andate a vedere about.me, c'è un video che spiega come funziona, andate a vedervi dei profili, sono quasi tutti americani, ma insomma, l'idea è quella. Fisicamente da gestire è facilissimo, se sono riuscito io, ci può riuscire chiunque. Poi potete divertirvi con i fonti, i caratteri, c'è più chiaro, più grande, più scuro, fondo chiaro, fondo scuro, ci sono 850 caratteri, non mettete i corsivi, sono orribili i corsivi, non si leggono online, dovete usare i caratteri dritti, dritti, i corsivi sono, cioè tutta sta cosa ghirigora, va bene se fai la festa dei 18 anni, fine, basta, dimenticatela. Non funziona più, manco se fai l'invito ai conti ai marchesi, l'old English. Serve carattere dritto, perché sennò non si legge. Quindi poi ci giocate, vedete e via dicendo, fate le prove. Fra l'altro la pagina su About Me può essere seguita, quindi io posso seguire te, vi danno delle statistiche di accesso e vi aggiornano sui progressi. È un biglietto da visita dinamico a tutti gli effetti. Ok? L'ideale in queste cose in rete è vedere che fanno gli altri e poi decidere cosa volete fare voi. Il presupposto è avere una foto grande, perché lo spazio da riempire è tanto. Quindi se avete la foto tessera, no, funziona. Perché quando va a sgrana, ammazza.
Ok? About.me. Come About.me esiste un altro sito, poi scegliete voi quale vi piace, che si chiama Flavor.me. Flavor. Sempre.me. Principio uguale, grafica leggermente diversa. Se non sapete quale scegliere, fateli tutti e due, tanto male non fa, è il vostro nome che viene replicato. Abbiamo detto Google più volte trova il vostro nome con le qualifiche, ricordatevi, le parole chiavi sono le vostre qualifiche. Google deve associare nome e qualifiche, nome e qualifiche, nome e qualifiche. A me non interessa che esco Stefano Principato, perché tanto esce pure l'ispettore della protezione civile, la gente che ne sa. Il problema è che deve uscire Stefano Principato marketing personale, deve uscire consulente marketing, deve uscire formato, cioè deve uscire le parole mie, se no non mi serve, no? Perché le persone non mi riconoscono. Ci siamo? Quindi about.me e flavor.me. Dopodiché ce n'è un altro invece che non è .me, che si chiama Brand Yourself. Sono tutti americani, che devo fare? Brand Yourself, in realtà lui cerca di vendervi il posizionamento su Google preferenziale. Se avete soldi, dollari da dare, fighissimo, funziona, io lo uso gratis e non spendere soldi. In realtà vi dà uguale, Brand Yourself / Mario Rossi, una bella pagina, la foto, ha delle grafiche diverse, però indicizza la paura. Indicizza la paura. Alcune statistiche, secondo loro, dice che indicizza più su Google meglio di LinkedIn. Tutto da vedere, ma insomma, comunque. È gratis, non costa niente farlo. Sono biglietti da visita. Poi gli ultimi due che sono nati, ce ne sono un'infinità di punto .me, però insomma, non è che vi mettete a farli tutti, no? Sì, Branchout è il LinkedIn di Facebook, dei poveri. Io non l'ho fatto perché non mi piace, non lo trovo utile, però poi è chiaro che se stai a cercare lavoro fai tutto, fai pure i tergicristalli, insomma. Cioè. A me non piace Branchout, però sì, c'è, si può usare, c'è anche Viadeo, ce ne sono altri. Adesso io sto facendo i passi fondamentali. Passi fondamentali è Google Plus, LinkedIn da paura, ma fatto perché da paura non ce l'ha nessuno. Perché nessuno ti spiega come si fa, perché nessuno sa come si fa. Io, ripeto, io non so come si fa, ma siccome ci trovo lavoro, penso che funziona. Se il vostro scopo è trovare lavoro, fatelo, se no no, se no non fate. E questi About Me, perché comunque mi serve, in attesa che fate lezione domani con gli altri social, che intanto cominciate a uscire. Questi sono rapidi, facili. Perché il problema è, una volta che io ho fatto il riepilogo, ho fatto la bio, io la bio la metto su About Me, su Brand Yourself, cioè ce l'ho la bio, basta, fatta. Una volta che ho fatto la presentazione visiva, ho degli schemi mentali su come raccontarmi, quindi è fatta, non perdo tempo. Cioè poi dopo la fatica iniziale, dopo recupero. Però due strumenti sono carini. Uno è onebio.com, che sostanzialmente è un biglietto interattivo multimediale che mi dà una presentazione testuale, successivamente un eventuale video che posso mettere mio, posso mettere delle presentazioni da file PDF e posso mettere dei documenti in Word e via dicendo. Quindi è un contenitore personalizzabile, indirizzo mio, onebio.com/ Mario Rossi, con un biglietto che è fatto a bande verticali colorate, che è presentazione, video, documenti e slide, insomma, non mi ricordo com'è. Molto carino, molto dinamico, molto fresco. Quando l'ho fatto io, che era appena l'avevano aperto da una settimana, c'avevano anche il codice embed, lo potevi prendere e mettere in un blog, in un sito, però girava male su alcune piattaforme, non girava benissimo. Adesso l'hanno sistemato. L'idea era questa, cioè oltre ad avere un permalink, era di dare un embed e portartelo in giro. Perché questa cosa dell'interazione era molto carina. Andate a vedere se adesso l'hanno fatto, però questo è proprio nuovo, questo è uscito a luglio. Quindi,
E a luglio pure è uscito un altro sistema di raccontarsi che si chiama Enthus, col TH, enthus.com, che è un sistema, diciamo, diverso di creare il proprio profilo curriculum, nel senso che normalmente il curriculum tu lo fai in un certo tipo di ordine. Questo invece è carino perché puoi scegliere, questo funziona con i link delle tue presenze online. Quindi puoi crearti, per esempio, progetti passati e metti il link a qualcosa a cui hai partecipato. Per esempio, la tesi tua di laurea, se è stata pubblicata su qualche parte. Puoi fare progetti presenti, progetti futuri, cioè puoi comporre un profilo ad hoc, magari perché devi mandarlo a quel concorso, lo devi mandare a quel colloquio, e quindi crei un tuo profilo dinamico e poi lo ricambi e lo aggiusti. È continuamente modificabile secondo le tue esigenze. È un po' da fare è facilissimo, un po' sofisticato da personalizzare, cioè immaginare degli usi diversi, ma nasce per questo, cioè nasce per esempio per freelance che hanno bisogno di mettere in luce aspetti diversi secondo chi sono i loro potenziali interlocutori. Allora, ovviamente ti consente di spostare, però è chiaro che poi una volta che l'hai spostato lo mandi così il link, ok? Enthuse, Nthuse, Enthuse.com. Questi sono proprio freschissimi. E poi se volete farvi un sito personale, fino a 5 pagine, potete utilizzare Claps.me. Vi dà da 1 a 5 pagine personalizzabili, linkabili, con raccontate quello che volete. Anche questo, no, questo è un sito. Chiaramente, se cominciate ad avere un Google Plus, LinkedIn, probabilmente avete già un Facebook, cominciate ad avere un About Me, un Brand Yourself, uno di questi giocattoli fra Wambio e Enthuse, poi chiaramente navigando ne troverete altri, vedete voi. Google comincia a dire cavolo, dice questo, poi tutto insieme, dice cavolo, fammelo un po' assemblare. E quindi c'è il rischio che magari no, cominciate ad avere una serie di risultati riferiti a voi. Se poi comincerete poi a fare slideshare, comincerete a fare scoop, che ne parliamo più tardi, comincerete a fare Pinterest, tutto quello che dovete vedere domani in una marea dei social, eccetera, eccetera, a quel punto c'è. È facile arrivare alla pagina. E quando qualcuno vi cerca, se trova una pagina intera che parla di voi, dice: oppo bacco, cominciamo a andare nella direzione giusta. Quello è ovviamente il biglietto da visita, non vuol dire niente, però, siccome nessuno, se voi cominciate ad averlo, state un passo avanti. Domande, curiosità, angosce, ansie? Io non voglio essere visibile su Google. Sbagliato corso. Non venite neanche domani. Prego. Sì. Uguale. Uguale. Specifico, mirato. L'associazione come si chiama? Allora, mi levi associazione e metti Movia Biglia come se fosse una persona e tratti l'associazione come una persona. Sì, quindi lei, perché sennò l'associazione. Tutto da vedere. Fantastico, l'associazione è un individuo poliedrico. Ma anche no, sì, ma anche no. Allora, dovremmo andare a pranzo d'orario, però 5 minuti lì. No, io non ho problemi, cioè io sto qua per voi, quindi per me possiamo andare oltranza. Io parto domani, quindi voglio, per me possiamo continuare oltranza, non ho problemi.
Allora, il sito ok, se allora, è cambiato il mondo, allora il sito deve essere open, cioè il sito deve essere non più delegato a chi ci si mette mano, ma deve essere gestito da chi ne ha bisogno. Se io ho bisogno di avere il sito, devo imparare a usarlo. Per imparare a usarlo non devo imparare l'HTML, mi devono dare un software in cui facilmente posso imparare. Quindi devo avere un sito in WordPress. WordPress, che è un content system management, che chiaramente può essere personalizzato graficamente meglio di Steve Jobs, però poi sostanzialmente mi dà un'interfaccia user friendly, facile, dove io posso scrivere contenuti, pubblicare e condividere contenuti. Ci siamo? Chiaramente la struttura di un WordPress può essere con le pagine tipo sito, quindi avere infinite pagine con le, però mi dà l'accesso a me. Poi se io voglio cambiare la grafica, voglio cambiare la struttura, è chiaro che magari un esperto mi aiuta, ma non è più il sito che ecco qua, mettici sta roba e quello ti mette la roba e poi vi è là 5.000. No, ma non per 5.000, perché così non funziona. Se io non allora, Google premia gli aggiornamenti, e se ogni volta devo tirare fuori i soldi per aggiornare, imparo ad aggiornare, a questo punto mi faccio pagare per gli aggiornamenti. Devo imparare a usare, quindi devo imparare a condividere e a pubblicare, devo imparare a usare i blog. I blog ovviamente hanno un'area news, ma ormai anche Google, che offre un blog gratuito tramite Blogspot, personalizzabile abbastanza bene, mi dà comunque delle pagine statiche, cioè mi dà delle pagine tipo sito e poi c'è un'area news. Solo che con Google gratuito io ho sempre la home page e il blog, cioè non la riesco a modificare più di tanto, mentre con WordPress ho un'infinità di soluzioni, no? Quindi l'ideale è tecnicamente comprare un dominio con il nome dell'associazione, possibilmente farsi scaricare WordPress che è gratuito, scegliere un tema grafico per WordPress da personalizzare. Se vai online, di temi gratuiti per WordPress ce n'hai da vedere per le prossime 3 vite, quindi dai in taglio. Dopodiché questa roba va fatto un file transfer plot, io lo ripeto proprio come ho imparato perché non lo so fa, sullo spazio che hai comprato, c'è il dominio e hai il tuo WordPress che hai l'interfaccia tua. A quel punto che significa? Che hai la possibilità di mettere i titoli delle pagine, creare i collegamenti e soprattutto fare un'area news. L'area news è l'area dinamica dove tu vai a sviluppare contenuti nuovi per soddisfare le voglie di Google, per far sì che tutto questo un'associazione lo può fare con al massimo 2 giornate di formazione e un grafico che ti fa queste operazioni minime, cioè una personalizzazione grafica che non è detto che è immediata, questo caricamento sul dominio che hai comprato è un minimo di avvio, perché sennò magari veramente ci stai tanto tempo. Fine, o magari ti dà una mano anche a capire come funziona. L'associazione, il dominio, il dominio che hai comprato. Dipende, 60, lo spazio, il dominio costa niente, costa 15 euro l'anno. E poi lo spazio dove appoggi il WordPress, chiaramente se tu dentro ci metti il contenuto di Repubblica tutti i santi giorni, 500 articoli, è chiaro che ti costa un po' di più. Se ci scrivi 4 contenuti tuoi, cioè, costerà 35-50 euro l'anno. Fine. Poi il dominio, una volta che l'hai comprato, e basta, è tuo. Il server, lo spazio là, rinnovi il contratto. Poi dipende dai servizi che vai a prendere integrati. Costa veramente nulla. Allora, un'associazione, e questa è il prossimo passo, qualche americano ci sta arrivando, ci si arriverà tra poco, un francese ci è già arrivato, le associazioni vanno gestite come gli individui, né più né meno. Il prossimo passo sarà il personal branding delle associazioni, però è una scommessa, però non è così. Tornando sui siti, mi preme anche sottolineare, da non tecnico come spesso le agenzie spesso volutamente
solamente confondono la creazione di un sito, che molto spesso ci possono mettere anche poco a farlo, o ci sono anche delle strutture che lo fanno in automatico, dal posizionamento che è un'altra cosa. Sì, certo. Perché su quello poi ci si marcia molto, perché l'agenzia ti spara con 4-5.000 euro, magari rapidamente ti fa il sito interessante, però su particolare il posizionamento non ci pensa il vero. Certo, cioè il discorso è che chiaramente un conto è costruire l'armamentario, poi è chiaramente orientare tutto il sito in modo tale che i motori lo possano leggere con un certo occhio di riguardo rispetto a delle parole chiavi. Allora, poi magari alla fine gli spendi pure 5.000 euro, però tu a quel punto sei padrone del mezzo e quindi lo governi da solo. Casomai chiami il tecnico quando hai bisogno di qualcosa di veramente spaziale. La cosa bella di tutto ciò, e che la mia esperienza in rete, che ormai se tu vai a cercare qualunque cosa ti viene in mente che vuoi fare con WordPress, ad esempio, io uso Google per esempio, perché le mie esigenze sono minime, tu poni la domanda su Google, come cacchio si fa a mettere un video in modo tale che parte quando io apro il blog e si sente la musica in sottofondo, così para, trovi qualcuno che ha già risposto e ti dice come si fa. Questo è il mondo in rete. Se ci cominci a stare, le persone ti riconoscono e a quel punto cioè, fanno a gara per darti una mano. Io questa è la mia esperienza in rete. Quindi è fantastico, ripeto, un conto invece che io devo manovrare sui motori per introdurre quelle parole chiavi che fanno sì che chi cerca associazione disabili trova prima a te piuttosto che a tutti gli altri tuoi concorrenti. Allora quello è un altro tipo di lavoro, un altro tipo di... quello lo deve fare un tecnico, non lo possiamo fare noi in autoformazione. Altre domande, curiosità? C'è voglia di pappa, no? Andiamo a pranzo? Sì. Sì. Beh, tu sei un'associazione, allora un'associazione è fatta da un presidente, da un segretario e dai soci fondatori. Diverse persone. Perfetto, allora, io sono Mario Rossi, presidente dell'associazione, io sono Franco Rossi, segretario dell'associazione, io sono chi vuoi, socio fondatore dell'associazione. Ma parlano le persone a nome dell'associazione? Non mi fate che l'associazione diventa azienda se parla in terza persona, perché... Sì. La nostra idea poteva essere quella di interfacciarsi come singola entità. Non mi firmo neanche, ti sto rispondendo come associazione. No, io ti rispondo sempre come io chi sono. Cioè io sono il segretario, sono il socio fondatore, sono il presidente. Io invece penso che bisogna metterci proprio la faccia in prima persona. La faccia in prima persona. La faccia qui, soltanto che siccome su About Me ovviamente io devo mettere un indirizzo che mi trovano, allora metto il nome dell'associazione, perché come faccio a mettere il mio, il tuo, il suo, troppi. Ci siamo? Sì, no, ripeto, le associazioni firmano in terza persona come le aziende, ma non funziona. Nella mia ottica non funziona. Io non divento amico di un'associazione, io divento amico tuo che sei segretario dell'associazione. Sì, come azienda. La tratti come azienda? Prego. L'ho gestita così. Quindi la comunicazione, come dire, ufficiale, mettiamola così, la fai partire con il profilo. Parliamo di Facebook, ad esempio. La fai partire con il profilo dell'associazione. Ci vediamo domenica, ludoteca Pinco Pallo aperta nel pomeriggio per chi vuole. A quel punto lì, come dire, quel post dell'associazione, poi i singoli membri dell'associazione naturalmente commentano, rispondono ai commenti o lo fanno rimbalzare, eccetera, eccetera. Ma a quel punto lì, il primo step, quello fondamentale di comunicazione, non è Massimo Nego che voleva che sforzarsi di capire sì, ma di quale associazione fa parte. È l'associazione e poi i membri la fanno rimbalzare, la fanno... Sì, certo. La però... Prego. Personale? Sì, personale.
No, c'è chi lo fa, c'è chi ha creato un profilo personale e un profilo professionale all'interno di, quindi c'è Mario Rossi e Mario G. Rossi. Mario G. Rossi è il profilo professionale, ad esempio, perché Mario Rossi è troppo gettonato. Oppure potresti farti che su Facebook ti fai una pagina business. Mario Rossi, però pagina business, non profilo personale. Oh, a quel punto io ho marketing personale. Io ho la mia pagina business e marketing personale. Il mio profilo su Facebook è Stefano Principato. Tanto se vai sul mio profilo trovi tutta roba di marketing personale, perché cioè, sto dicendo, io ho un uso di Facebook personalmente professionale, cioè non c'ho la foto del, al massimo che trovi è la foto del cane, fine. Io uso i social network per la professione, fine. Poi se uno li vuole usare per, ok. Però appunto, se io voglio lanciare un brand mio, su LinkedIn metto io come persona professionista e su Facebook a questo punto mi creo una pagina business.